La montatura, mentre si prepara, è arrivata anche la è arrivata anche la pastura. Vai, signora Cute, quali sono i servizi presenti in questo lago? Delle ottime focaccine. Focaccione, da che c'ho? Metà è già andata. Ma arriva anche la tuora. Quindi bibite fresche, focaccine, bagno e ottima accoglienza. Sì. E bei pesci. Poi ci sono delle panchine da picnic. Ci sono, sì, tavoli, vedete, noi abbiamo approfittato dei tavoli, li abbiamo invasi. Pescatori che vanno in cattura e li padellano. E poi anche delle postazioni. Ho bimbo, stamattina ho perso anch'io. E poi abbiamo anche, vedete, delle postazioni comode, molto comode per quando piove. Finalmente qualcosa di importante. Qualcosa di... là sotto si è svegliato. Oh, e finalmente si ragiona. Come si ragiona? Si ragiona troppo. Vuoi bagnarti un piedino? No, non ci tengo. Ora l'ho preso da fuori. No,
perché tirare si tira. La bella posizione questa è Sparta. Dov'è? Sanpei. Ecco, porta che l'altro. Sanpei. E c'è? Oh, andiamo. Vai, vai, forza. Vai. Io ho la telecamera o la canna da pesca, una delle due, se c'è. C'è più. C'è più. Oh. Ah, alla palla. Scusate. No, mi sa come. Io la leverei forse. Levo? Ah sì. Perché a volte sono strano, fanno il suo lavoro. Sta venendo verso lì, va. Tira. Mamma mia, vada come va. Vada come viaggia. Vada come viaggia. Ah, c'è lì. No, lo aspetta. E mi sembra di aver attaccato un pulmino. E noi siamo abituati al feeder leggero. Io allora, guardate la gonade come soffre nel momento. Il bello è che avevo visto su internet ieri una palla di tipo di materiale ebano che va messa sul calcio della canna e si chiama decompressore inguinale. Serve appunto per quando ti tieni la canetta, ma a me non mi serve la mia mano. Ecco fatto. Stasera arrivo con un bel bidone. Si impara a comprare il decompressore. Allora, prima decido di venire qui. Ma guarda te, che cattiveria. Qua si guarda un microfono. Sei grosso, è una carpa, perché potrebbe essere anche la. Ma è una carpa, finiamo con la carpa. Guarda, le carpe sono pazze qua. No, più non sono pazze. Dove vuole andare? No, non ce l'ha. Noi si è fatta girare la testa. Io non sono mai abituato però ragazzi. Te non è che ti avevo già portato 5 volte nell'acqua. Io non so te, ma non mi sentirei molto sicura appoggiata. E sì, prova a far diverso. Trovi il tempo e la trovo. Maremma lepre, oh che pesca è questa lì. Ma che pesca è? No, arrivavo ancora più tardi. Se lo sapevo andavo a fare la traina al tonno io. Vabbè poi, si sta buona. Non ti avevo detto di levarla di lì. Però io spero in un pesciotto. Sì, voi, ma di quella io siamo un pochino impegnati. Io le vedrei, ma può darsi anche il cielo, perché sì. Ma ci rivediamo dopo. Guarda, sentono andare alla rete. Alla rete lì. Mi farà vedere il mio. Pensavo peggio. Sembrava più grosso. Che lo preso per la coda. No, la coda. No, sì, io volevo dire tra l'altro un guadino, sì. Guarda, questa volta io vorrei evitare di far come prima. Mano a mano.
aspetta. Vediamo un pochino più di qua. Oh. È svenuto. Si diceva, come mai una bocca per nulla? Sallamato. Sallamato. Allora, preso l'abbiamo preso un bocca. Meno male. Amo senza il diglione, vieni via che è una meraviglia. È arrivato il momento di levarlo dal guadino. Opa, là, là, là. E di fargli una bella fotina per Instagram. Guarda che bello, no, ma guarda che belle pinne. Come è bello sano. È arrivato. Non ci sta niente. Troppo grande. Vai. Insomma, questo bimbone è pronto a riprendere la libertà. Ora, siccome lei è grossino, allora io lo porterei con questo materassino. Sì, facendogli l'effetto sacca. Sperando che non si agiti troppo. Eccoci qua, ragazzi, pronti per la libertà anche per lui. Ah, ci fa il bagno e se ne arriva. Beh, ci sono abituato, ragazzi. Lo so che non sono quegli storioni da 80 kg che prendete voi con la pesca allo storione. Per me è già una faticata questo qui. Detto questo, vediamo di fare qualche altra bella cattura. Siamo contenti. Le montature stanno rendendo e questo lago ci sta dando tante soddisfazioni. Vai.